Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con la 16ª puntata serie svizzera. Siamo qui in compagnia di Enrico. Ciao a tutti. Poi abbiamo DVD. Ciao. Poi abbiamo Franz. Ciao. E avanti. Sì, ma cos'è che tira? Tirato di là, sì. Tirato tutto a posto, sì, sì, dovrebbe essere tutto a posto. Vai. Bene, vado a portare un po' di frumento qua. 10.750 litri di frumento. Il punto di vendita migliore è quello con, diciamo, sfruttando il treno, che è da, diciamo, estero, oltre confine. Di conseguenza portiamo il silo ferroviario ovest, che è quello più vicino qui alla farm. Dopo il macchinista, quando abbiamo fatto il carico, si passerà di qua e li porterà a vendere. Dunque, siamo qua così, guarda, più vicini di così non si può. Sbuttiamo tutto in modo che, perché il prezzo è veramente veramente buono. Scarichiamo. Oh, guarda, scarico laterale, guarda che bene. Bene, e questo è il primo viaggio, è il primo viaggio andato. Ora abbiamo po' di viaggi da fare sicuramente, perché non abbiamo solo frumento, c'è anche dell'altro da vendere. Mi diceva Enrico che ha guardato tutti i prezzi in borsa e tutto quanto, si è informato diciamo molto scrupolosamente, e è riuscito a tracciare l'andamento dei mercati. Di conseguenza possiamo vendere e guadagnare molto, perché bisogna fare dei grandi acquisti per poter proseguire, altrimenti qua restiamo indietro con tutto. Dai che torniamo. Oh, già del ritorno, tutto molto molto rapido. Ora, via, carichiamo altro frumento. Qui abbiamo ancora 22.000 litri, ci sono altri due viaggi qua. C'è qualità qua. Oh, buon. Ah, sì, oh. Bel prodotto. Aspetta che chiudo, sennò vola via tutto. Vai. Elastici, posto. Prova a spedirlo a Felsburn, Marco. Sì, ma intanto sto scaricando sul deposito, dopo passa il treno un colpo solo, porta via tutto. Come Felsburn? Azienda vecchia? Sì, da estero. Perché adesso noi siamo andati via da là, no? E gli servono... Comunque la materia, qua, però. La materia prima serve sempre e di conseguenza la pagano bene. Guarda che bella paglia è venuta fuori, ciò. Trattorino elettrico qua, 43 km orari, via una schiccia. Marco? Mi dica. Adesso che... Ma mi sono messo in un angolo, ma Franz qua ci vede bene o... E insomma, così non è che sia proprio il massimo, Ah, no, perché prima faccio che bella paglia, no? E stavo guardando i balloni fasciati e mi fa, bella questa paglia. Poverino, guarda che la sua età e tutto, a volte si confonde un po' tra una cosa e l'altra. Sai com'è? Sì. Oh, guarda qua. New entry, qua la mettiamo a far prove e la vendiamo subito. Questa è ora. Oh, Kenner, giorno. Allora, buongiorno, niente, ci spacco il muso e da due settimane io che aspetto la piantatrice. Come? Ti ho detto la piantatrice mi serve. Orco bestio, sì, è vero. Lago. E dopo mi ha mandato quel disgraziato a portarmi la roba. Ma tu ti arrangi a usarla o ti serve uno che la usa? Se mi porti uno meglio, ma no, quel disgraziato è... No, vai tranquillo. Continua a fare danni, ha rovinato le montagne. Cerco di vedere chi è disponibile, ma... Evito. Sì, meglio. Spiegati perché, guarda, io ho fretta, i clienti si stanno lamentando perché ci sto troppo sugli.
Porco. Dai, faccio prima possibile. Muoviti, cosa fai a correre fermo qua? Dai! Dai, dai, lasciami, dai. Dai! Ehi! Arre, gli do fuoco a tutto io qua. Va bene, tutto quanto è finito, cioè è pronta nuova come prima. Oh! Da farmi Oh, venire questi infarti che sono ciao un Franz. vecchio. Dimmi cosa c'è. Hai da fare adesso? Non ho tempo adesso andare a guardare forum. Dai, 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 dai. Non ho tempo. Sono in ritardo. Dimmi, dai, 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 dai. Nemmeno dov'è Marco? È andato a scaricare in paese, mi pare, un silo ferroviario. Aspetta che ti Sì, ho dico. capito, ho È capito. qua Allora mi vicino, serve un insomma. Vuole subito operaio prima che vada via. e... Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Ultimo viaggetto. Dai, siamo qua. Mi ha fatto un bel po', abbiamo svuotato un bel po' di roba. Oh, guarda qua, guarda che qualità che abbiamo. Oh, guarda là in fondo il treno. Aspetta, aspetta, che dico che mi va a vendere tutta la roba. Chissà che si ferma. Chissà che si ferma qua. Oh, cos'è il passaggio? Ehi, ehi! Guarda, tira dritto. Dove metto? Ah no, buon, si è fermato, si è fermato. Ehi! Dico. Dica, la vedo un po' strano però. Lei fa sempre così, di suo. Sì. No, ho capito. Questa mattina ho bevuto 4-5 caffè. Ah, ok, allora vedo che è un po' agitato. Ascolti, mi raccomando, qua può vendere tutto a Fesbrun. Deve andare a Fesbrun a vendere. Va bene, va bene. Quindi carichi tutto, abbiamo frumento, colza, orzo, quindi può portare via tutto. Va bene, Ottimo. io appena arriverò, gli arriverà il bonifico. Certamente, certamente. Mi raccomando, Va bene. arrivederci, grazie. Arrivederci. Bene. Così siamo sicuri che va venduto tutto, vediamo. Lui si va, raga, già aperto i bocchettoni. Ottimo, ottimo. Via, torniamo a casa che abbiamo da sistemare due cosette. Voilà. Trattorino qua. Mi va che passi anche da Steve per qualche Dove sei? Dove attrezzatura. sei? Guarda, Dove arrivo sei? qua, guarda, ti te parli Oh, de... ecco io, ecco io, ecco. Occhio, occhio. Guarda, ti che disgraziato che lei. Vabbè, andiamo avanti. Oh, mi chiama? Madonna, che va a correre Drio. Oh! Occhio, come c'è passato? Dimmi, guarda, io devo pensare proprio a te che devo passare per prendere qualche attrezzatura. Ora, ora. Però sembrava più importante. Com'è la roba più importante? Hai da fare adesso? Ma guarda, portavo a casa di Morchieto, davo una pulita che ho scaricato un po' di roba e dopo facevo una lista di quello che mi serviva. Serve uno che pianta le piante a Kellner, se no mi uccide. Ah. Però non è che mi voglia tanto. Ma eri l'unico disponibile. Ma devo piantarle a mano o posso usare il macchinario? No, ti ho già preso tutto io, vai Ah, tranquillo. ok. Allora, vabbè, dai, vengo subito. Vengo subito. Beh, Dai, subito, dai, dai. subito però. Aspetta, vengo subito. Tanto qua. Vabbè, andiamo a vedere qua un attimo cosa dobbiamo fare. Oh, qua. Mamma mia. Siamo andati sul pesante qua. 1100. Bestia. Ah, bel trattore sto qua. Sì, no, diciamo vado bene a girarmi più che altro sui spazi stretti, così qui cingoli, blocco un cingolo e l'altro ci gira attorno. Se Ma... no, penso che si possa fare anche una sorta di inversione dei cingoli. Sì, sicuramente per un... Ma i bancaletti ce li ha già lui, anzi li ho portati Sì, io, li ho li hai portati io. portati tu. Sì. Ma eventualmente se non gli bastano? Penso che mi chiami, non lo so. Va bene.
Ma ogni quanto devo piantarli? Lui sa. Lui sa, vabbè. Allora, intanto mi avvio io, che devo prendere un Sì. attimo confidenza qua. Mamma mia, guarda, display, i bottoni, guarda che volante strano. Ok, moto, andato, moto. Andiamo qua, bottone di tirare su. Sì, ce la fa alzare. Ma funziona tutto, sì. Sì, anche giro fuori, vai, vai. Oro, oro. Bene, vabbè, io vado. Senti. Saluti, saluti. Oh mia. Bene. Dai che andiamo. Non so se sinceramente se Kellner sarà contento o no. Vaso dei fiori. Se sarà contento o no di questo. Di questo arrivo. Casomai gli dirò che per non fare le ruotate, Steve ha optato per il cingoli in gomma. Manca poco, dovremmo essere arrivati. Oh sì, siamo arrivati, siamo arrivati. Vabbè, sono qua gli alberelli, sono ancora qua. Guarda che intanto. Fermati! Mi radi a macchina! In C'è una susso! casa con i Ah no! cinghiali. No, no, io me ne Buongiorno, buongiorno! vado! No, no, non è possibile! Ma Cosa ti fa lei qui? Bagliore, Bagliore, lo facciamo apposta! No, perché? E a Io me è avevo stato. parlato con quell'altro là del Con concessionario! Ho detto Steve. che non ti voglio, non ti voglio, vai via! Ma ha detto che non c'è, non ci sono. Non c'è nessun altro che può fare questo tipo di lavoro. Cosa? Aveva detto che chiamava il vecchio decrepito, là. Non Ma sei venuto a fare. è impegnato. Guarda, mi sono attrezzato. Mi sono attrezzato. Ma come è Siccome. attrezzato? Ma come vai con questa roba? Non Ascoltami. è che ruota sto trattore qua, che Appunto. cazzo di macchinario sei venuto? Appunto, allora, siccome l'altra volta ho fatto un po' di ruotate, per evitare di fare ruotate sul giardino, ho messo i cingoli. Ma qua sono i cinghi, ma mi stai prendendo in giro? No, no, qua è tutto seriamente, guarda, questi qua sono i cinguli. E questo qua è pesta meno. Ma cos'è pista meno? Pesta meno, pesta di più. No, pesta Ma meno scusa. perché ha maggior superficie di appoggio e di conseguenza non lascia le ruotate. Cos'è tutto questo casino? Cosa combinare voi qua? Non si può mai mangiare in pace. Ma Spegni questo come. carro armato qua, dai! Aspetta, aspetta. Dai, fai. Manco il rumore, io starei mangiando. Ma stai zitto! Lasciami un attimo parlare! Tutto Cosa buono, sei venuto fare a andate fare via tu quello, se no non qua? pagare È pieno niente! di gente qua, eh. Eh sì, che è pieno di gente! 2 settimane che aspettano le piante! Dove siete finiti in queste 2 settimane? A Avrò. fare gli affari vostri! No, Senti, di avrà questo ordine. che fa in questo hotel, io denuncerò voi! Ecco! Per il troppo caldo, muovetevi! Qui. Lì, avete fatto venire Qui per ordinare, prendere ordinare il colpa. macchinario? Avrà ordinato il macchinario, Steve? A me, diciamo, io sono stato chiamato stamattina. Magari inizi qua perché va a fare poco di tipo destro. Qua Ascoltami. sono le piantine, mi raccomando, non faccia danni. Ma non sono poche, però. Ma quanto devo prendere un magazzino intero? Ma ogni quanto le vuole ogni metro quadro vuole Ma una. no, cosa ogni metro? Come erano prima, una qua, una là, una a destra, una a sinistra e una lì in centro. Un po' a casaccio allora. Qua a casaccio, ma tu lavori a casaccio, io ti ho appena spiegato perfettamente come devi mettere. Mi hai detto una qua, una di là e una Una in qua, centro. una là, una a destra, una a sinistra e una in centro. Devo farti un disegno o cosa? Beh, Non ti è bastata la quinta elementare? se può fare un disegno tecnico che Ci sono così. le foto nel sito dell'impianto. Allora, una qua, una là, una a destra, una a sinistra e una al centro. Vabbè, insomma, ho capito. Metto tutte quelle che ci sono qua. E no, guardi, comprate così tanto per tenere sui bancali. Ah,
Ma allora, ma però ci non ha no? Non ci ha... deve impiantare tutte. Ah, ok, ok. Boh, boh. Beh, e mi raccomando, non pensi di erba che sta crescendo. Come scusi? Sei sotto anche. Ha parlato la betonica qua. In giro. Zitta! Allora, mi raccomando, non pestare l'erba. Ma è un po' un controsenso questo. Allora, l'erba sta crescendo, ma tu sei un controsenso. No, ma cioè, adesso come okay. faccio io a piantare fondo qua le piantine se c'è, cioè, comunque devo pestare l'erba. Ma io credo, fai apposta a fare i danni qua sul mio terreno. No, no, ma appunto abbiamo optato per i cingoli in gomma per non fare le ruotate. Allora dovevi prendere i cingoli quelli stretti. Ma non ci sono. Non ci sono, fatalità, non ci sono. Hanno vabbè. Inventato i trattori che vanno nello spazio, ma non ci sono quelli con i cingoli fini. Perché nessuno si è ma posto... mi sta prendendo in giro. No, ma nessuno si è posto il problema. Comunque, quanto fondo li piantiamo? Va a prendermi la menara. Ma quanto fondo... Ma vuole abbattere alberi? Non mi ha detto che doveva... No, gli taglio le gambe. Ho capito. Ma quanto fondo li piantiamo? Le radici vanno sotto terra. Le radici sotto terra? I rami restano fuori. Ho capito. Va bene, allora mi metto subito al lavoro. Si sbrighi che qua è in ritardo. Certo, facciamo tu, veloci, facciamo un po' di ombra. Ha fatto male. Ecco, chiama l'ambulanza. Avevo detto di farti gli affari tuoi. Stai là dietro col pergolo, cosa vuoi fare? Ma non è che sono i pergoli che non sono a norma, che sono troppo bassi, che cade la gente. Tu sei a norma, vai via col trattore senza tagliare. Ti sbrighi, senti che caldo, ma... si muova. Povera mia schiena, chiamate ambulanza, notate la fa. Ma cosa? No! Fai un buco in più, se prendiamo questo. Oh, va bene, va bene. Oh, non parlare che te, tu chiamare ambulanza, muovi, dai. Avere tanto male. Aia. Ma deve stare attento però quando guarda fuori i ventagli. Vai a prendere le bandiglie, dai, che facciamo un buco. Carichiamo bene, allora. 2, 4, 60 piantine abbiamo. Impostiamo, allora. Aspetta che qua bisogna impostare tutto. Accendiamo. Dov'è qua? Abbassa, su, mi attiva. Allora, ci muoviamo sì o no? Guardi che bisogna impostare quel GPS per ma vuole impostare col GPS? Sbrighi! È già un minuto che io aspetto. Mamma mia. Ci deve scaldare anche l'olio del trattore. Vabbè. Ma non si è mica scaldato abbastanza venendo su qua, no? Ma adesso qua... Ignorante, se imparo a salire sul trattore, arrivo e spacco su tutto. Allora... aspetta che iniziamo. Vediamo un alberellino qua. Ecco. Aspetta perché adesso qua no. È anche difficile mettere uno qua, uno là. Così a random. Ma scusi, io potrei fargli una bella fila qua. E così siamo a posto. Tac, un altro qua. Ci facciamo un po' di contorno. Tac, un altro qua, va. Tutti belli in ordine, in fila, come vuole lui. Così fin qua. Dopo ho detto, aspetta che ne vuole un po' in centro. Guarda che presto che facciamo a girarci. Allora andiamo giù un po' in diagonale, così a casaccio. Facciamo un bel lavoretto, guarda adesso, un po' sfalsati. Là, qua così. Adesso un altro lo metto di qua. Guarda che venga, se va a girare. Hopla! Quei cingoli, va. Così non può dire che sto facendo ruotate, perché sto con i cingoli, non ho le ruote. Uno qua, uno là. Guarda che pulito. Ah, mi ha quasi già finito un bancaletto. Uno lo mettiamo qua così. Dove c'è? Là, ok.
Bene, bancaletto finito. Aspetta che gli chiedo se vuole mettere anche alberi di cassia, che magari vado a prendergli un bancaletto. Oh! Oh, vai piano! Ma vuoi qualche albero di cassia? Ma un attimo, via, sparisci, adesso mi fai i miei bisogni! Ma scusi, ma lei fa i bisogni sul pick-up? Beh, perché non posso? No, io faccio quello che voglio, a casa sua non fa gli cacca lei. Sì, ma qui disturba proprio i clienti che annusano tutta la puzza. Mi serve per concimare l'erba. Oh, ho capito. Ma se no veniamo noi a concimarla. Ma no, tu hai già fatto abbastanza danni, io non ti voglio più qua. Va bene, ma vuoi pittare. Vuoi alberi di cassia? Cos'è di acacia? Io voglio acacia. Vabbè, come la chiama? Lei, Bezzi, qualche alberello, una quercia, dovrebbe esserci già tutto, Ma guarda questo, in mezzo in scatole. Dove guarda che se non ti sposti, oltre che la schiena ti spacco le braccia. Vabbè, io vado, Si muova! Guarda che carichiamo. Ma che fumo nero! Carichiamo qua l'altro bancaletto. Quel trattore rispetta le norme vigenti del posto. Ma che frega a me le norme vigenti? È perché non posso bucargli le ruote che mi rompe le scatole. Qua adesso facciamo un po' di alberelli qua dietro, che così hanno un po' di ombra vicino alla casa. Se vengono a fare un'analisi dell'aria adesso, siamo fregati, non so, gli incentivi qua. Chi è che me li dà? Fa così vicino al parco giochi per i bambini. Ma senti che casino, non si può mai dormire in pace! Ma se è mezzogiorno e 45, cosa vuoi dormire? Per chi della notte lavora, no, non come lei che va a riposare. Ma che lavoro fa di notte? Io suonare per il paese! Sì, sotto i lampioni. Sto lavorando per lei, allora vuole gli alberi e se porti anche un po' di frastuono. Si sbrighi! Si sbrighi, il trattore va piano. Aspetta, facciamo un'altra riga di alberi qua dietro, che si lamentano. Che non c'è ombra. Qua però sono pochi, io quasi chiamerei Steve a farne portare un altro bancaletto. Ah, è già finito uno, neanche. Vabbè. Ah, mi ha già 10 minuti, 20, anche una ventina ormai che. Cosa devo fare qua? Calder! Cosa vuoi? Hai mal di schiena? Ti sei incastrato? No, sto facendo la caca, vai via! Ma proprio. Ma ho appena piantate! Ti sto cucimando, aspetta! Beci! Aspetta, ho appena caricato! Vai a prendere la carta igienica, veloce! Ma ho appena caricato il ferito in macchina. Ma che vai fare a me il ferito? Vai a prendere la mia carta igienica su tutto qua degli uffici che qua in mezzo al campo. Cosa vuoi? Niente, ho finito qua. Ma date anche troppe. Guarda qua. No, piccine, ma dopo. No, ma dopo una. Si diventa grande, si prende dentro con i rami dell'altra. No, ma dopo magari qualcuna magari muore e allora l'ho fatto. Dovrebbe arrivare anche un altro bancaletto perché mancava. Ma tu sei un assassino? Un assassino. Muore. Che. Tu le piatti perché muoiono. Sì, perché non tutte prendono subito. Dopo, a parte che ci sono le pigne che cadono, allora dopo le sementi si moltiplicano, gli alberelli si moltiplicano, ma comunque va bene così, va bene così. Ma è del mestiere questo? È certo. Certo. Vado via. Vada via immediatamente, vai a arrivare il tiro un destro e dopo un sinistro. No, ma sto aspettando Steve perché deve venire a portare manca un alberello. Come manca un alberello? Ti ho detto che sono troppi. No, ma lì in fondo c'è una chiazza verde. Okay, dopo ti faccio mangiare. Bisogna ripopolare. Non riesci a mangiare. Bisogna dove che escono. Bisogna ripopolare anche i castori, poverini, come fanno ma loro? Ma che castori? Che gli sparo col fucile ogni giorno io i castori. Ne devo fare arrosto io domenica. Ecco, allora se lei crea un habitat, lei
a più castori. Sarei qua volentieri, ma non... Cioè, mi prude troppo il sedere. Vado via. E tira sulla carta che hai buttato per terra, dai. Guarda che inquina, dopo dice... Mamma mia. Dai che portiamo il signore in ospedale, dai. Vabbè, grazie. Attendiamo Steve che arrivi e così buttiamo giù un altri... 2-3 alberelli che gli ho detto che mancavano un attimino, c'è qualche zona un po' più chiara e allora è meglio meglio subito andare si a fare la... Ma guarda sti qua, beh. E mi dice beh, che pisto il prato e va via in mezzo alle montagne. Oh Steve, oh mia, bastava 2-3, hai detto un carrettino, va dai, io c'ho appena tanto carico. Vado, vado! Vai, vai! Via, proseguiamo con la piantatura, soprattutto sulla zona retro qua del dell'hotel, che si lamentano sempre che hanno che hanno il sole, adesso voglio vedermi c'è ancora i sole sugli occhi. Vabbè, aspetta anche dopo sulle giostrine, ho visto che manca un attimino anche là qualche giostrina che... Ma lei è ancora qua con sto trattore? Io la denuncio! Devo piantare gli alberi! Io dopo prendo giù il numero di targa e denuncio! Ma cosa vuoi? Per inquinamento acustico! Guarda che fanno le giostrine più... più larghe... cioè, non ho neanche spazio per passare. Occhio! Se il trattore è un po' ingombrante. Oh. Che mettiamo giù tutte un po' le piantine anche qua vicino. Anche qua. Chi continua a dire oh? Vabbè. Guarda se si va a caputare. Quanto gavo bevuto? Quanto gavo bevuto ieri sera? Ma che affari? Vabbè, finiamo di mettere giù qua qualche alberello. Finito, abbiamo finito. Porto. Steve. Occhio. Sì, è finito tutto. Piantato. Oh. Abbiamo fatto una bella piantatura, bella corposa. Sì. Non dovrebbero più lamentarsi per il sole. Vabbè, spero. Come va sta macchina qua? Sì, va bene, va bene, va benissimo girarci, ci si gira in fretta, no. Immagino. Gran macchinetta. Peccato non poterle usare quotidianamente, ecco, guarda. Beh, insomma, se vuoi te la in prova, però... sì, però, non ho neanche spazio per girarmi, cioè... Ma... Strada, guarda che così... Ma siete impazziti, vi spacco il muso a tutti e due! Ma ti ho detto che... Voglio prendermi il macete, certo. Vai! Prendo due, uno anche per me. Cos'hanno? Ma che? Ma siete rimbambiti! Ma cosa? Ma guarda quante piante! Ti ho detto due, tre piante, basta! Guarda che queste sono esattamente quelle che hai ordinato tu sulla lista, Ma mi stai prendendo in giro? No, ma Steve, tiro fuori la lista, Io ti do un destro... Il blocco notice. Tu hai il blocco notice? Comunque qualcuno dopo muore, dopo qualcuno va tolta. Sì, sì. Anche uno di voi muore fra poco. Dai, adesso non tempo dettagli, ma. No. Cosa? Adesso viene personalmente a cagare in ogni singola piantina. Kellner? No, lei che le ha piantate. Ma guardi che dopo gli ho detto qualcuno muore, qualcuno si rompe con un po' di tempo. Ma non devono morire le piantine, tempo... devono stare vive. Sì, ma le intemperie, insomma, creano dei danni e il bosco dopo si ripopola così il bosco. Cioè, non vi ha insegnato niente nessuno. Arre. Cosa indiretti, Egi? Lei vieni ci... qua. Lei ci... Dove vai? Vieni qua, arre. Sto preparando il mio pugno, sto chiudendo la mano. Ma lei si... Lei si fidi che... Non ho paura di tornare in galera. Lei si fidi che non avrà più problemi dei clienti che si lamentano del sole. Sì, anche lei non avrà più problemi. Io vedo andare avanti con le mie attività. E la chiudo in cantina adesso.
Va bene, posto Steve, siamo a posto perché così si... No, cosa a posto? Cosa a posto? Crescono, vieni qua e me le tagli gratis e io mi tengo i soldi della legna. No. Dei fanghi brutti, avete rovinato la montagna, assassini. Ma che hai rovinato? Guardi che adesso si ripopola, così i ghiri, i procioni, hanno tutto il loro habitat. Anche i lupi e gli orsi. Lupi, orsi, cavalli, pecore, serpenti, pitoni, scoiattoli. Vado a prendere, perché se mi ricordo dove ho messo il fucile. Signori, mi sa che è meglio. Steve, andiamo a che andiamo a fare. Okay, ciao a tutti. Saluto. Vabbè, andate via. Va. Qua qualcuno sempre. Ecco, io ho trovato. Ecco io. Sarà anche scarico. Sono scappato. Venite qua, venite qua. Bene, andiamo via. Va. Cosa? Cosa succede? Ah, è un po' sempre agitato, che tizio. Ma cosa succede? Ok, Steve è andato un attimo a fare una piccola sosta. Detto questo, si è fatto un po' tardi. Ci vediamo nella prossima puntata, dove dovremo proseguire appunto con le lavorazioni dei nostri campi. E poi passeremo di qua tra qualche puntata per andare a vedere la crescita appunto di tutti gli alberelli che abbelliranno la montagna e attireranno nuovi clienti. Detto questo, commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.